una serie di incontri che abbiamo fatto per riflettere sui migranti. Questa sera come argomento non parliamo dei migranti che stanno arrivando, ma parliamo dei migranti che negli anni passati se ne sono andati partendo soprattutto dal Piemonte, ma anche da altre regioni italiane. A illustrare l'argomento c'è Giancarlo Libert, che è uno scrittore che ha scritto una quindicina di libri sull'argomento dell'emigrazione piemontese dalle varie province verso l'America, verso il resto del mondo. Lasciamo la parola direttamente a lui, che credo abbia da raccontarci tante cose. Grazie a tutti, buonasera, grazie per l'invito a questa serata. Non so quanto tempo ho, comunque vado un po' a ruota libera, poi quando siete stufi mi fermate. Soprattutto un moderatore, Radis, mi fa un cenno quando devo fermarmi. No, allora volevo innanzitutto mi aiuto con questo PowerPoint per parlare di questo fenomeno che più si studia, io lo studio da ormai 30 anni, più lo si conosce, ma vengono fuori sempre cose nuove, per cui io ho scritto una quindicina di libri nel complessivo, ma sull'immigrazione ne ho scritti 7-8, almeno una decina, in particolare sull'immigrazione verso l'Argentina, che è stato uno, se non il paese, che ha attratto maggiormente i piemontesi. Adesso vedo di non fare danni con questo. Allora. L'altro sotto. Quello sotto in mezzo? No, quello sotto. Quello sotto. Ok. Allora, intanto parlare di immigrazione piemontese è un po' parlare della storia di tutte le nostre famiglie. Noi oggi vediamo, ma forse ne avete parlato già in altre occasioni, in altre serate, questa forte presenza di emigranti che arrivano soprattutto dall'Africa o da altri paesi come il Perù, diciamo da altri paesi del Sud America o dall'Asia. Invece dobbiamo pensare che almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, fino al 1976 per la verità, c'è stato il punto di svolta. Quindi le persone che uscivano dal nostro paese fino al 1976 sono state maggiori rispetto a quelle che arrivavano. Adesso diciamo, abbiamo un segno contrario. Proseguendo in questo lavoro che appunto mi ha portato a conoscere questo fenomeno, un fenomeno che a casa mia è sempre stato, tra virgolette, conosciuto, perché mio bisnonno era un venturino, cioè un figlio di NN, nato a Torino a metà dell'Ottocento, è stato allevato in provincia di Asti e poi a 17-18 anni è emigrato. Allora si emigrava in particolare verso in Francia, quindi è emigrato a Marsiglia, dove ha trovato lavoro come factotum, badante, non lo so, presso una casa borghese di Marsiglia. Ha potuto sposarsi con una ragazza dell'Assigiano e il primo figlio è nato a Marsiglia. Poi questo mio bisnonno andava e tornava da Marsiglia, ha potuto acquistare dei terreni, si è potuto fare una casa, lui soprattutto che raccontava mio nonno,
svegliava alle 2 di notte, lo svegliavano anzi alle 2 o 3 di notte per andare a pascolare nelle colline astigiane quando aveva 11-12 anni. La sua storia, soprattutto la storia del figlio, del fratello in questo caso, di mio nonno è stata molto particolare. Lui era nato in Francia, poi erano tornati in provincia di Asti, durante la prima guerra ha combattuto con anche il fratello sul fronte orientale, siamo in un periodo di ricorrenza anche della prima guerra, e poi è stato chiamato nel 1918 a combattere sul fronte francese con le migliaia di italiani che andavano a combattere in aiuto alla Francia alleata contro i tedeschi. E poi morto nel 1919, pochi mesi dopo la fine della guerra, in un ospedale militare, ed è sepolto al nord della Francia, a Vigny, in questo grande cimitero italiano. Da parte di mia mamma, sempre di origini astigiane, in una zona prettamente vitivinicola, dopo 7 anni di continue grandinate, la famiglia era molto grande, sono partiti ben 5 dei fratelli e sorelle di mia bisnonna e sono andati in Nord America, in questo caso, nel Connecticut, in Massachusetts e in California. Uno di loro poi è ritornato e dopo la morte della prima moglie si è fatta una nuova famiglia in provincia di Asti. Una sorella che era rimasta qua è partita anche lei seguendo la nipote che le era stata affidata, la famiglia, anche loro erano andati a New York, era nata questa bambina, però i genitori lavorando entrambi non potevano tenerla, non avevano parente a cui affidarla, è stata portata 2 o 3 anni dalla nonna e quindi vissuta in provincia di Asti per diversi anni, fino all'età di 13 anni, e in una sua lettera che mi ha scritto ormai diversi anni fa diceva: sono venuti a trovarmi, quasi come fosse un distacco che aveva avuto con i suoi genitori. Per cui lei ha detto: no, io non vengo perché sto bene qui, ho i miei amici, ho la nonna, eccetera. Allora, se viene anche la nonna, vengo. E così la nonna è dovuta partire, sempre con l'obiettivo di rientrare, poi non è rientrata, è partita nel 1930 e poi morta là nel 1940, in questo caso in Argentina, perché in quel periodo erano state bloccate le emigrazioni verso gli Stati Uniti. Per cui qualcuno prima mi chiedeva quante volte sono stato in Argentina, io altre nazioni, cioè ho visitato l'Argentina molto, sia per motivi diciamo di vacanza, ma soprattutto per visitare le diverse comunità piemontesi che ci sono nell'area sia di Buenos Aires sia nelle province diciamo più agricole, quella di Cordoba e quella di Santa Fe. Poi sono stato anche su al nord, a Tucumán, a Salta, poi nella zona vitivinicola di Mendoza, nel Cujo, e non sono arrivato fino al fondo, quindi a Ushuaia non sono andato, però sono arrivato nella penisola di Trelew, dove si possono vedere i pinguini e le balene. Parlando quindi di storia dell'immigrazione, io nel mio volume del 2009, ormai sono 10 anni circa, e ho voluto partire sia dall'epoca medievale, quindi sono andato un po' indietro nel tempo, poi vedremo perché. Poi c'è questo periodo della grande migrazione che ha attraversato diciamo tutta l'Italia, questo periodo, tra il 76 e il 25. In quel periodo le statistiche parlano di 26 milioni di persone, 26 milioni che sono uscite. Alcuni sono rientrati, le statistiche parlano del 20, 30, qualcuno anche percentuali maggiori che sono rientrati, perché l'obiettivo dell'emigrante qual era? Era quello di partire, far fortuna,
e poi rientrare. Per molti può essere stato così, non per tutti. Tanti magari hanno fatto fortuna e sono rimasti nel paese di adozione. Altri invece non l'hanno fatta, però non avevano neanche i soldi per rientrare. Altri invece hanno fatto fortuna, sono rientrati, poi hanno depositato i soldi in banca e l'inflazione, appena vicino alla prima guerra mondiale, era tutto. Sono tante tante le storie. Tristi normalmente, ma anche di fortuna. Di questi 26 milioni, adesso non so se ho la statistica, circa 2 milioni sono i piemontesi, per cui abbiamo un'idea del fenomeno. Per quello che oggi si dice che 60 milioni o 80 milioni a seconda sono gli italiani all'estero. Quindi siamo già alla quarta, quinta generazione. Poi c'è chi è partito nel Medioevo, magari sarà la trentesima generazione. Alcuni che sono partiti comunque in epoche antiche, io non ho conosciuto una famiglia che è partita, credo la metà del 600, sono andato a vedere il loro castello in Normandia e si ricordano ancora delle origini chierese che hanno, che si sono partiti a metà del 600, hanno fatto, quelli hanno fatto fortuna, perché parliamo di una delle principali famiglie francesi con marescialli di Francia, ministri, eccetera, eccetera, eccetera. I piemontesi dove andavano? Allora, qui abbiamo alcuni paesi di cui io ho trattato nel mio libro, ma ho parlato nelle ricerche, anche non solo nel libro, ma anche in articoli che sono apparsi su diverse riviste. I piemontesi andavano in Francia perché la Francia era comunque il paese più vicino, c'era necessità, diciamo soprattutto dopo la prima guerra mondiale, perché erano moltissimi morti francesi sui campi di battaglia, per cui c'era necessità di anche a livello dell'agricoltura, di ripopolare alcune zone, per cui molti piemontesi, anche che ho conosciuto, i loro genitori erano partiti negli anni 30 per andare nella zona di Montauban, ad esempio. Montauban è una zona al sud della Francia, verso i Pirenei, a 150 km da Lourdes, e lì hanno sono impegnati nel campo agricolo. Piemontesi in Egitto, ormai piemontesi non in Egitto, grazie anche a loro, grazie a qualcuno di loro. Oggi a Torino abbiamo il secondo museo egizio al mondo, grazie anche a qualche migrante piemontese. Piemontesi sono andati in Argentina, e ne abbiamo parlato. Piemontesi sono andati in Portogallo, in Brasile, e con qualcuno di voi parlavamo anche dell'emigrazione in Brasile, sono andati negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si conosce ancora poco, almeno io ho studiato non ancora intensamente questo fenomeno, però sicuramente sono moltissimi i piemontesi negli Stati Uniti, forse appena dopo quelli della Francia e dell'Argentina. Poi sono anche andati nell'area agricoltura tedesca, in particolare dall'Ossola, da quelle zone della provincia oggi dell'Urbano Buglioso, e poi sono andati anche nei paesi africani e dell'America, però con numeri decisamente inferiori. Poi ho cercato di focalizzare anche l'immigrazione dal particolare, cioè l'immigrazione dalle valli valdesi. Sappiamo che sin dall'epoca delle persecuzioni i valdesi sono andati ad esempio in Calabria, abbiamo questo paese che si chiama Guardia Piemontese, ma non solo Guardia, ma alcuni paesi limitrofi dove hanno mantenuto
dialetto, praticamente il 95%, uguale alle valli valdesi. Poi l'immigrazione del Monferrato poi lo vedremo, c'è un'immigrazione particolare che è quella verso l'Australia. Perché? Perché alla fine dell'Ottocento la provincia di Alessandria, che loro comprendeva Alessandria e Asti, era quella che dava l'immigrazione maggiore verso questo a livello italiano, verso questo verso i diversi stati dell'Australia. Questo perché andavano a sostituire gli schiavi nel taglio della canna da zucchero. Era stata abolita la schiavitù e allora reclutavano, in particolare a Canzano e nelle zone del Monferrato Casalese, queste ganghe, questi gruppi, probabilmente prendevano a cottimo questo lavoro del taglio della canna da zucchero per sostituire. Poi abbiamo l'immigrazione dall'Ossola alla Val Vigezzo, sono zone che noi conosciamo poco, però sono zone che quando uno arriva in Val Vigezzo sembra di essere in Svizzera, come tutto curato, eccetera, e lì c'è stata una grossa migrazione, in particolare verso il nord Europa, ma diciamo lì ci sono gli spazzacamini, ad esempio, e tutti gli anni fanno questa rievocazione, questo incontro di spazzacamini all'inizio di settembre, e anche la zona dei Farina, che sono stati tra i primi con Paolo Fennis a creare l'acqua di Colonia, la famosa acqua di Colonia è nata grazie a questi Fennis e Farina della Val Vigezzo. Dalla Valsesia invece emigravano delle persone che avevano un mestiere tra le mani, in particolare hanno poi portato in giro per l'Europa l'arte del finto marmo. L'arte del finto marmo è un'arte particolare che andava a sostituire quello che era il marmo. Se uno passa la mano sopra non è freddo come il marmo e ha una facilità di lavorazione, perché il marmo bisogna avere la cava abbastanza vicina, il trasporto, invece questo era un impasto che veniva, la predisposizione veniva fatta da persone qualsiasi, diciamo da manovali anche in loco, però la finizione poi doveva essere fatta da uno di Rima, perché era l'artigiano specializzato nell'arte del finto marmo. Finto marmo c'è in tante chiese piemontesi, c'è in Russia, c'è in Romania, c'è in Germania, c'è in Svezia, grazie a questi, chiamiamo artigiani di Rima, che hanno portato quest'arte. Qui abbiamo delle statistiche tra virgolette vecchie, nel senso che sono della fine del secolo scorso, 2000-1999, qui danno dei numeri, però danno dei numeri macro per capire quali possono essere le zone di emigrazione dal Piemonte verso questi paesi. L'Argentina, primo posto, il Brasile, gli Stati Uniti, la Francia secondo me è un numero molto, molto limitato, sono molti di più, l'Australia, la Spagna, il Venezuela e altri stati. Molti migranti che hanno ancora mantenuto rapporti con l'Italia e hanno potuto in questi anni ottenere anche la cittadinanza, la doppia cittadinanza in questo caso, noi abbiamo a livello delle ultime statistiche parlano di circa 200.000 piemontesi e 4 milioni qualcosa sono quelli che a livello italiano, però probabilmente molti di più potrebbero richiederla, ma come si diceva anche prima, molti non sanno le proprie origini, non conoscono da dove sono partiti i loro nonni, i loro bisnonni, perché
perché nei successivi traslochi, spostamenti che hanno fatto, magari queste carte sono state bruciate, sono scomparse, si sono perse nelle varie discendenze, per cui non sono più rintracciabili. Alcuni hanno mantenuto rapporti con i parenti, però siccome per l'emigrante talvolta è stato un distacco dalla mamma che lì purtroppo li doveva lasciare, e allora c'era sempre questa remora di non voler tornare, allora magari si bruciavano anche queste carte, questi ricordi. Iniziamo con, non ne ho parlato in quel libro lì, ne ho parlato in altri libri. Io sono stato fortunato, ho incontrato Francesco alcune volte, non in Argentina come avrei voluto, però era il 2012 e volevamo passare con gli amici in cattedrale, poi non c'è stato tempo, per cui non l'ho incontrato. L'ho incontrato però già a maggio del 2013, quindi appena letto. E in uno dei miei libri, che è Artigiani nella Pampa, avevo già pubblicato nel 2003 la sua biografia, quindi ben prima che lui fosse eletto, quindi è stato uno dei primi a parlare di Papa Francesco, perché tra l'altro le origini, cioè non proprio le origini, comunque la località di nascita del nonno dista in linea d'aria una quindicina di chilometri da dove è nato mio nonno, per cui siamo abbastanza vicini come origine. Qui abbiamo il famoso bricco marmorito di cui hanno parlato tutti, questi sono i segnali stradali che indicano il bricco marmorito, e quella è la casa dove Giovanni Bergoglio è nato nel 1884, poi conosciamo ormai bene la storia, è emigrato a Torino nel 1906, ha conosciuto la moglie che arrivava da Piana Crixia, coetanea, e hanno avuto questo figlio Mario nel 1908. Abitavano in via Santa Teresa a Torino, proprio di fronte alla parrocchia dove loro si erano sposati e dove lui è stato battezzato. Poi sono spostati in via Garibaldi a Torino e poi dopo la guerra, nel 1918, sono rientrati ad Asti in città, dove sono rimasti una decina d'anni, poi nel 1929 sono poi partiti per l'Argentina, stabilendosi a Paranà prima, dove i fratelli del nonno avevano già creato una impresa di pavimentazione, un'impresa edile, e avevano primo palazzo dove aveva l'ascensore, quindi erano già una famiglia di un certo livello, quattro piani, un piano per ognuno della famiglia. Poi la crisi del 29, che là è arrivata un po' dopo, nel 30-31, ha portato al fallimento dell'impresa, è morto uno dei fratelli e loro sono poi andati a Buenos Aires. Poi Buenos Aires, la storia più recente, dove è nato poi il Papa nel 1936. Questo è il padre con i genitori, una Rosa e nonno Giovanni, probabilmente prima della loro partenza, qui è una foto probabilmente di Asti, e qui la Giulio Cesare, come poi sono partiti da Genova, hanno raggiunto Buenos Aires il 15 febbraio. Qui è il matrimonio. Questa è la famiglia a completo. Il Papa è in moto. A Frossasco, forse tu conosci, nel 2006 è stato inaugurato il Museo dell'Emigrazione e uno
forse più importante museo a livello piemontese su questo fenomeno. Altri più piccolini ci sono, ad esempio, a Roasio, che è nel biellese, e uno molto piccolo a Portacomaro Stazione, che è la località che abbiamo visto prima di nascita di Giovanni Bergoglio. Più grande questo, è molto ben fornito anche di materiale per chi volesse conoscere questo fenomeno. Io avevo collaborato, diciamo, all'inizio, quando il centro non era lì ma era presso il Museo del Busto, a pochi metri. Qui abbiamo il momento di inaugurazione con il Vescovo e Michele Colombino, con alcune giacomette dietro. Qui abbiamo un locomobile a vapore, invece. Vi ho parlato che ho iniziato questo mio lavoro dall'epoca medievale. Perché? Perché appunto io sono di origine siciliana, piace molto il Medioevo come studio, e allora ho voluto iniziare proprio con i mercanti, banchieri siciliani. E poi mi sono imbattuto in questa donna che si chiama Guigone de Savin. Se voi vedete lo stemma che ha vicino a lei, è lo stemma degli Asinari di Asti. Questa famiglia è emigrata nel 1300 in Borgogna, ha fatto fortuna con il sale, e una loro discendente, questa Guigone, hanno assunto il predicato di De Salin, che è la località dove si estraeva sale, io ho visitato già ormai diverse volte, e lei è sposato il gran cancelliere della Borgogna, e prima di morire hanno deciso di fondare questo hotel here, che è uno dei primi esempi di ospedale, diciamo, di quell'epoca, diciamo nel metà del 400. Tuttora, cioè adesso non è più attivo, però continua ad essere molto, molto visitato, molto frequentato, ha diverse proprietà che servono, diverse linee che servono, la loro gestione serve comunque ad aiutare i poveri della Borgogna. Questo invece è il mio parente di cui vi parlavo prima, è quel signore con la barba, che è nato a Marsiglia e poi è morto per l'Italia, in terra francese. Qui c'è la sua tomba. Vi dicevo prima che alcune famiglie della provincia di Cuneo, della provincia di Asti, sono emigrate nella zona agricola, che è il sud-ovest della Francia, nella zona di Montauban, e proprio perché c'era questa grande richiesta da parte dei proprietari delle cascine, che o non avevano più, o i loro figli erano morti durante la guerra, o erano stati abbandonati da chi era poi andato in guerra, magari non era tornato, che erano magari loro dipendenti, oppure altri che avevano preferito lasciare l'attività agricola per andare nelle città, e quindi si sono liberate molte cascine e sono stati chiamati sia i veneti che i piemontesi. Qui abbiamo questo complessino che allietava le feste locali, e qui abbiamo una signora che invece è già mancata qualche anno fa, che coltivava i peperoni di Monte di Corsiglione. Qui abbiamo un gemellaggio, poi parleremo dopo, praticamente legato all'Argentina, di questi 60 circa gemellaggi fra comunità piemontesi, in particolare tra Saluzzo e Pinerolo, e comunità dell'Argentina, però qui abbiamo anche un gemellaggio tra questo paese, la Francese, che è in quell'area di cui vi parlavo prima, e Castellalfero, che è in provincia di Asti. Allora, qui abbiamo un elefante. Questo elefante forse è stato il primo che è arrivato
in Piemonte ed è stato, costruito un serraglio alla Real Villa di Stupinigi e poi è stato ammazzato perché era impazzito, forse aveva anche ammazzato il suo padrone, se non lo so. Comunque era stato, era un dono da parte dell'Egitto al sultano d'Egitto, al forse Carlo Felice. Qui abbiamo alcuni personaggi, abbiamo Drovetti che conosciamo tutti, legato al Museo Egizio, perché lui era piemontese d'Albania, ma anche era console di Francia, e per cui grazie alla sua collezione è il primo nucleo del Museo Egizio. Poi la passione che c'era in quell'epoca della parte dei regnanti, non solo di Savoia, ma anche di Re di Francia, Inghilterra, eccetera, hanno fatto sì che venissero creati e alcune collezioni passassero poi al Louvre piuttosto che ad altri. Qui invece abbiamo due personaggi meno conosciuti, questa famiglia Musso di Castelnuovo d'Asti, o Castelnuovo d'un Bosco, che hanno fatto fortuna. Lui è questo signore qua, il primo con questi baffetti, è stato medico personale della famiglia regnante egiziana, e l'altro è stato direttore generale delle poste telegrafi egiziane. Arriviamo negli Stati Uniti, qui abbiamo molti piemontesi si sono fatti, hanno lavorato nel campo della ristorazione, e qui questo già all'inizio del Novecento. Qui abbiamo Lee Taylor con Vincent Sardi, che è un piemontese originario dell'Astigiano, qui c'è la moglie, e in questo ristorante che è nella zona di teatro di New York erano stati, c'è una collezione di queste caricature dei personaggi importanti del mondo dello spettacolo. Qui abbiamo un altro personaggio tuttora vivente, questa signora, il padre Sebastiano ha fondato il ristorante Barbetta, che è uno dei principali ristoranti ancora in mano alla stessa famiglia a New York, è stato fondato nel 1907. Il marito è il premio Nobel per la medicina in tedesco, e qui nella sua casa credo medievale di Fubine, provincia di Bessano. Nel campo del cinema abbiamo questo Alan Silvestri, molti di voi si ricordano Ritorno al futuro, questa è la trilogia che ha, lui è un compositore, e questo è stato candidato credo anche all'Oscar. E questo Alan Silvestri, sempre di origine metà siciliana, metà novarese, e qui quando gli hanno dato la cittadinanza onoraria. Qui siamo sempre negli Stati Uniti, c'è questa colonia di Asti, una colonia vinicola della Italia Jewish Colony, nel nord della California, e il direttore era Pietro Carlo Rossi, farmacista originario di Giuliani. Secondo Guazzi di Monbaruzzo, è stato proprietario alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, del più grande vigneto del mondo. Qui siamo nel sud della California, nella zona di Ontario, vicino a Los Angeles. Questo invece è il primo produttore mondiale di vino, la famiglia Gallo, Winery Gallo. Sono originari da cognome. Il padre arrivava da Fossano, la mamma da Agliano d'Asti. Sono emigrati. Negli anni 30 sono nati, forse un po' prima, i due
due figli che si sono dedicati a questa attività in pieno proibizionismo. Hanno ormai il Gallo, credo che sia presente in gran parte degli stati del mondo, non so quanti migliaia di dipendenti ha, dei più importanti, cioè il più importante produttore di vino del mondo, intorno alle 56-58 milioni di cassi di vino. Qui è un'altra famiglia, sempre nel campo vitivinicolo. Arriviamo all'Argentina, non so quanto ancora di tempo. Ancora tanto più quarto d'ora. Allora, andiamo velocemente. Qui volevo far vedere un attimo qual era il percorso per l'emigrazione verso verso l'Argentina. Allora, normalmente si partiva, almeno i piemontesi partivano dal loro paese, arrivavano al porto di Genova, si imbarcavano, poi arrivavano a Buenos Aires e qui c'era un hotel des immigrantes, adesso non ho le foto, primo hotel des immigrantes, poi è stato creato inizio del Novecento, il secondo con 4-5 piani e poteva ospitare migliaia di persone per fino a un massimo di 5 giorni gratuitamente. Poi dopo i 5 giorni uno poteva spostarsi o veniva un parente a recuperare a Buenos Aires oppure di lì partivano e andavano verso le destinazioni sia che conoscevano sia che non conoscevano. Qui c'è un po' la storia. E le prime colonie sono del 1856, che era la prima colonia europea, chiamata come europea, che è quella di Esperanza, e poi nel 1958 nasce San Carlos. Dopo il 1870, questa è la provincia di Santa Fe, dopo il 70 invece avviene la colonizzazione di provincia di Cordoba con la nascita di Tortugas, nel 72 addirittura una piccola colonia che si chiama Marengo. Quello che vi ho fatto vedere prima, questo invece è l'attuale Direzione Nazionale di Migrazione, quindi bisogna passare poi di lì quando si entra in Argentina. Adesso molte cose si fanno addirittura sull'aereo, quindi non c'è più necessità, però molti ho visto che andavano, soprattutto magari di paesi vicini, la Bolivia, che andavano in Argentina, che dovevano registrarsi. Questa è la mappa che purtroppo non ho portato. Vediamo che, allora, tanto per darvi un'idea, l'Argentina è 9 volte l'Italia, ha 41 milioni di abitanti attualmente circa, è lunga 5.000 km e larga nel punto più largo 3.000 km. Diciamo, la concentrazione della popolazione è intorno a Buenos Aires e in quelle province che vi ho detto prima, cioè, quindi parliamo di Santa Fe e Córdoba. Altre province sono pochissimo popolate come quelle al sud. Queste sono attrezzi agricoli che vengono utilizzati nel piemontese della Pampa, assomigliano un po' ai nostri, cioè io mi ricordo anche questa falciatrice che inizialmente era attaccata alle mucche, poi al bue e poi veniva attaccata al trattore, però erano ancora in uso credo fino a 50-60 anni fa anche nelle nostre campagne. Molto simili questi categorini. Qui la zona vitivinicola, che invece è quella più verso le Ande, la zona del Cusio, dove si sono sviluppate moltissime aziende di origine italiana e piemontese, perché non c'era la cultura del vino fino alla metà dell'Ottocento, fino alla fine dell'Ottocento. Poi con l'arrivo degli emigranti e spagnoli e italiani è stata avviata la vitivinicoltura. Oggi credo che l'Argentina sia il quinto paese al mondo nel campo vitivinicolo, grazie soprattutto, e non stavo studiando in questo periodo anche questo tema, grazie ai salesiani. I salesiani
a Rodeo del Medio hanno avviato una delle prime bodegas alla fine dell'Ottocento. Poi grazie a Don Francisco Oreglia e a Padre Cavallo, entrambi uno di origine piemontese e l'altro di Neve, provincia di Cuneo, hanno fatto sì che nascesse l'università, la prima università fuori del Sud America nel campo vitivinicolo, e loro questa esperienza l'hanno presa qua, perché sono venute ad Asti a studiare e anche all'Università di Agraria di Torino per apprendere molte nozioni. I piemontesi hanno mantenuto la devozione, in particolare in questo caso ho voluto ricordare un santo proprio prettamente di Saluzzo, quel nome lì che affredda, che solo Saluzzo è il patrono della diocesi di Saluzzo, che sono a Saluzzo nei paesi vicini, e qui hanno costruito la famiglia Nisio questa piccola cappelletta dedicata a San Chiaffredo di Grissolo. Qui abbiamo altri due, Sangrato e la Consolata. Altri gemellaggi, qui ne ho due. Qui abbiamo due donne diciamo molto diverse tra di loro. Una, questa è la prima donna femminista, una delle prime donne femministe argentine, che è Giulietta Lanterio, originaria di Briga, la parte che è stata poi ceduta alla Francia dopo il trattato del 47, lei è emigrata alla fine dell'Ottocento. E qui invece abbiamo un altro personaggio molto importante della seconda metà del Novecento, che è Eugenio Giro del Lustig, che se la guardate bene riconoscete una certa somiglianza con sua cugina, premio Nobel Montalcini. Anche lei è morta. Qui abbiamo il Brasile, due personaggi, intanto vado velocemente. Antonio Agu di Osasco, che è stato il fondatore di Osasco in Brasile. Osasco avrà 1000 abitanti vicino a Pinerolo, Osasco in Brasile ne ha 700.000, una grande cittadina vicino a 16 km da San Paolo. Qui invece abbiamo questa contessa Gabriella Gennari di San Marzano, che ha sposato il rappresentante diplomatico del Portogallo presso il regno di Sardegna a Torino all'inizio dell'Ottocento, e poi con la corte emigrata, una corte emigrata in Brasile, e il figlio è stato anche primo ministro agli inizi dell'Ottocento in Brasile. Qui abbiamo Ponzano, taglio al canale da zucchero, ed è uno dei pochi paesi ad essere gemellato con l'Argentina. Sulla parete vedete quel canguro stilizzato, parete della piazza municipale. Qui abbiamo Federico Travera, che abbiamo Massaia, qui andiamo velocemente. Questa abbiamo la colonia Monferrati, Monferrino in Oregon. Qui abbiamo la valle dell'Ossola e anche la valle dei Pittori, e qui abbiamo la Patria di Feminis, e qui credo che siamo alla conclusione. Abbiamo questi affreschi di Zaccheo, che è arrivato alla Valseggia, nella chiesa di Notre Dame a Rio de Janeiro. Per concludere, il finto marmo di cui vi parlavo prima. Nel libro c'è una spiegazione anche, spero, tecnica, per capire cos'è l'arte del finto marmo che qui è rappresentato. A Rima, questo piccolo paese della Valsese, adesso ci sono dei laboratori che arrivano anche ragazzi e ragazze dall'estero ad imparare come si crea il finto marmo, ma soprattutto come si restaura le opere esistenti. Grazie. Spero di non avervi tediato, spero che sia stata una carrellata, non so, credo un'oretta forse, circa un'oretta, una carrellata su quello che è il fenomeno
dell'emigrazione piemontese che è ancora tutto da studiare. Cioè, io ho iniziato 30 anni fa e posso dire che ne so poco. Ne so poco perché veramente tutte le volte imparo cose nuove quando vado in Argentina, vengono fuori delle storie nuove, delle cose nuove. Ancora due minuti per leggere quella biografia dei Mosca, che sono partiti da Alpignano. Molti di voi conoscono queste persone. Dall'Argentina ad Alpignano sulle tracce del bisnonno. La ricerca della località in cui nacque il bisnonno Gabriel Mosca ha portato sin dal 1960 l'avvocato Carlos, titolare di un importante studio legale di Pergamino, ad avviare, in provincia di Buenos Aires, ad avere contatti in Italia e in Argentina. Le ricerche compiute presso il consolato di Milano e comuni di Rivoli e Torino non ebbero però esito positivo. Ma la ferrea volontà dell'avvocato Mosca sarebbe stata premiata solo 40 anni dopo. Un cugino residente a Santa Fe, il dottor Marcos Arteaga Mosca, nel 1996 ottenne il documento di nascita del padre, il Carlo, Gabriel Carlos Mosca, e gli atti di matrimonio e di morte dei nonni. In quei documenti egli scoprì il nome del paese in cui fu battezzato Gabriel, Alpignano, un paese industriale a 5 km da Torino e non distante da Rivoli. La prima tappa della ricerca era compiuta, la seconda era quella di trovare i parenti, discendenti da fratelli o sorelle di Gabriel. Fu così che l'avvocato Carlos fece pervenire alla stampa una lettera pubblicata il 2 febbraio 1997 dal titolo «Dall'Argentina sulle tracce del bisnonno». Un collaboratore del gruppo di ricerca storica di Alpignano, Giancarlo Straulino, lesse l'articolo e si attivò per ricercare notizie nell'archivio storico comunale del paese di Montelle. Le sorprese non mancarono. La famiglia Mosca da Alpignano era attestata sin dal 1457 e un Giuseppe Mosca era stato sindaco nel 1706, mentre un Giovanni Alessio Mosca era stato anche sindaco dal 1714 al 1741. Il signor Straulino riuscì poi a mettere in contatto l'avvocato Mosca con una cugina in secondo grado, Elia Bertino Mosca. Carlos Mosca nell'estate del 1999 visitò Alpignano consegnando al sindaco Alcalai una terra ricordo a nome della propria famiglia originaria del paese, e toccante fu l'incontro con la cugina. L'avvocato Mosca aveva finalmente raggiunto la sua meta con grande soddisfazione spirituale. Scoprendo la località di nascita di propri avi, poteva ammirare la bellezza di quel luogo posto ai piedi delle Alpi. Aveva ripercorso a ritroso il viaggio che aveva portato all'età di 17 anni, nel 1856, Gabriele Mosca, a lasciare Alpignano per partire dal porto di Genova e sbarcare nel quartiere della Boca di Buenos Aires, respirando e entrando in contatto con quel lembo d'Argentina che parlava il dialetto genovese. Gabriele si trasferì a Santa Fe, dove iniziò un'attività commerciale. All'età di 33 anni si sposò con Angela Colombo, originaria di Genova, e figlia di Luigi Colombo e Virginia Crespo, da cui ebbe 9 figli, 6 femmine e 3 maschi. Enrique, il maggiore, fu avvocato, Eduardo si impiegò presso l'azienda paterna, Gabriel Carlo studiò da medico. Le femmine invece si imparentarono con le principali famiglie locali,
quali Bonsempiante, Gardella, Davila, Castagneto, Di Bernardo, Arteaga, Sola, Aguirre, Reina e Arteaga Mosca. I nipoti e bisnipoti di Gabriel Mosca si distinsero in ambito politico, educativo, commerciale, industriale e nel settore bancario. Enrique, figlio di Gabriel, fu governatore della provincia di Santa Fe e candidato per due volte alla carica di vicepresidente della nazione. Luis Bonsempiante fu senatore provinciale e vicepresidente del Senato della provincia di Santa Fe. Gabriel Mosca fu deputato nazionale ed ebbe importanti incarichi politici nella provincia di Buenos Aires. Riccardo Castagneto fu prefetto generale. Mario Castagneto fu tenente colonnello delle Forze Armate Argentine, mentre il figlio di questi, con lo stesso nome, è attualmente, diciamo negli anni 90, era generale di divisione dell'esercito. Nel campo di insegnamento, Marcos Arteaga Sola è professore titolare alla Facoltà di Diritto e Scienze Sociali dell'UNIL, Università Nazionale di Toronto. Il figlio Marcos Arteaga Mosca è docente della stessa facoltà e membro della Camera del Lavoro della Capitale. Angela Mosca di Davila è docente a Esquina, provincia di Corrientes, mentre i suoi figli sono anch'essi professori. Agustina Aguirre è una facoltà di igiene e Amalia Mosca di Bernardo è insegnante di pianoforte, mentre Gesualdo di Bernardo è gerente, direttore, del Banco della provincia di Santa Fe. Dopo circa un secolo dalla scomparsa del pioniere Gabriel Mosca nel 1903, il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di una famiglia argentina che negli ultimi 100 anni ha dato in Italia a illustri personalità distintisi in diversi campi. Ho voluto ricordare anche questa, infatti ne parlavamo, che non riuscivo più a trovare questo articolo della stampa, poi siccome l'avevo poi memorizzato anche sul computer, e mi sono ricordato che ne avevo anche parlato in questo volume. Quindi una famiglia che probabilmente anche qui non conoscevate, che però ha dato dei personaggi sicuramente molto, molto importanti. C'è una possibilità. Volevo aggiungere solo questo, io non sapevo di Straudino, sì. Ma io sono il secondo che ha mandato all'avvocato Carlos Mosca tutta la documentazione di Albignano che possedevo all'epoca, fine del 99. Lui mi ha risposto e mi ha mandato un libro suo, scritto, la sua biografia. Ed è un personaggio, come lei ha accennato adesso, di un certo rilievo, che tanto è vero che la lettera che mi mandò è su carta intestata a Camera dei Deputati e abbiamo avuto uno scambio epistolare breve, ma abbastanza intenso. Dopodiché poi non ho mai saputo che fosse venuto a Pignano, l'ho saputo poi solo posto. Ha detto che lui aveva scritto che sarebbe venuto, però noi eravamo infermi perché è arrivato il mese d'agosto e allora la cosa poi è finita. Tutto. Grazie. Se per caso le interessasse vedere il libro che mi ha mandato, ci possiamo mettere d'accordo? Grazie. C'è qualcuno che ha qualche cosa da raccontare? Poi abbiamo anche due altri contributi importanti. Allora, o quale? Quello che ho appena letto. Quello è, si chiama Torinesi nella Pampa. Perché io ho fatto alcuni libri, cioè questo qua, di cui vi ho parlato stasera, che secondo me è il più completo, è dedicato in generale a tutta l'immigrazione piemontese nei vari paesi del mondo. E invece questo è più legato solo all'immigrazione dalla provincia di Torino in Argentina. Poi ho fatto quello della provincia di Asti, quello della provincia di Cuneo, di Alessandria, poi ne ho fatto uno un po' più piccolino rispetto a questi, dal Canavese, e poi dovrei fare anche gli altri, delle altre province, di Overtempo, insomma, gli altri delle province del Vicio a Novara, Vercelli e Biella, durante i prossimi anni. Volevo dire una cosa, nelle testimonianze che lei ha raccolto si parla anche di come venivano accolti gli italiani, nel senso di eventuali discriminazioni o...
Allora, no, nel senso che la mia è più un lavoro storico-biografico e non tanto una raccolta di testimonianza sociologica, per cui mi sono basato su altri testi dell'epoca, quindi intendiamo della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, dove sono citate le biografie, oppure biografie che ho recuperato, come questa, che ho recuperato da giornali, eccetera. Quindi non ho affrontato quella tematica. Io credo che sia un discorso abbastanza complesso e può variare da periodo a periodo e varia sicuramente da stato a stato. Ad esempio, sappiamo che alla fine dell'Ottocento in Francia non eravamo molto ben accolti, per cui gli eventi di Aguemort, ma non solo, dove c'è stato un linciaggio degli italiani perché gli italiani levavano il lavoro ai francesi, è sicuramente stato. C'era in America, ad esempio, quando sbarcavano c'era una divisione fra italiani del nord e italiani del sud, e quindi probabilmente gli italiani del nord erano più ben voluti e gli italiani del sud meno. In Argentina credo di no, perché comunque c'è una forte componente italiana e per cui c'era un atteggiamento forse più disponibile. C'erano dei problemi più tra i padroni dei grandi latifondi nei confronti di chi lavorava queste proprietà, quello sì. Poi è arrivata la rivoluzione agraria nel 1912, la terra è passata in parte a chi la lavorava e per cui queste cose sono in parte cambiate. Per cui non saprei dare una risposta, ma le risposte sono comunque variegate. Comunque sicuramente magari non ci sono stati degli eventi paragonabili a quelli ai barconi che arrivano, ma comunque delle tra virgolette carrette del mare che trasportavano gli immigranti con anche carichi di 1000 persone c'erano, per cui i naufragi del Sirio, in particolare Mafalda, si ricordano forse ancora adesso e ne parlano ancora magari le canzoni. Non ho dato una risposta, ma per avere un quadro. Se qualcuno che aveva qualche testimonianza, qualche racconto locale, nord, sud America. Sud America. Forse anche senza microfono mi sentite. Ma allora no, semplicemente una storia forse comune a tante, sicuramente Giancarlo Liberto ne avrà sentite a centinaia, a migliaia. Allora, intanto partiamo da Facebook. Perché Facebook, beh, tranquilli, la zia che all'inizio del 29 è partita da Lignano per l'Argentina, non è che è arrivata a Genova e quando si è imbarcata sulla Giulio Cesare, la stessa nave su cui hanno viaggiato il papà e i nonni di Papa Francesco, è arrivata, si è fatta un selfie e l'ha pubblicato su Facebook. No, non aveva i superpoteri e quindi 90 anni fa non c'erano fatto questo. È partita, ha fatto il suo viaggio da sola per l'Argentina, è arrivata a Buenos Aires, avrà fatto tutta la sua trafila,
lei aveva già fatto la quinta elementare, allora era obbligatorio soltanto fino alla terza, quindi quando era arrivata in Argentina non hanno storpiato il suo cognome, semplicemente lo pronunciavano Taglietto, perché GL per loro è un suono dato dalla doppia L come nella lingua spagnola, e però la chiamavano Taglietto, ma almeno lei ha saputo scrivere il suo cognome che non è stato cambiato. Altri piemontesi e non solo hanno invece subito una sorte diversa, per cui molti cognomi con la B e la V che in spagnolo hanno un suono opposto rispetto all'italiano sono stati cambiati. Ma si è fatta tutta la sua trafila di migrante. Dopo Buenos Aires ha fatto ancora, non sappiamo bene come, ma magari insieme a tanti altri, un viaggio ancora di circa 800 km fino a San Jorge. San Jorge è un paesone, attualmente 20.000 abitanti, della provincia di Santa Fe, non lontano da San Carlos, che abbiamo citato come una delle zone dove si sono insediati gli italiani. Lei perché è partita da sola? Perché il marito era, si era sposato più o meno un anno prima, il marito era già partito insieme alla sua famiglia, probabilmente per andare a vedere, andare a sondare, cercare lavoro e quant'altro. Quindi lei, coraggiosissima, si è fatta il viaggio da sola, sicuramente non era un viaggio agevole come potrebbe essere oggi in aereo. È arrivata là, avrà raggiunto, appunto non sappiamo come, il marito e il resto della famiglia e ha iniziato a lavorare. È possibile che inizialmente lavorassero in campagna, questo non lo sappiamo. Le informazioni che sono poi già più avanti, lei e il marito in particolare, lavorava in una fabbrica e poi ha avuto lui una piccola azienda e quindi insomma gente che si era riscattata, sono partiti con nulla e hanno potuto avere delle soddisfazioni in campo economico. È arrivata, ha avuto due figli, uno è nato nel 31, l'altro è nato nel 33, e ovviamente parlava portoghese. L'italiano serviva per scrivere tante lettere a mamma e papà che erano rimasti ad Alpignano e a quattro fratelli che erano qui. E poi non c'era motivo di parlare spagnolo, di impararlo, perché la merciaia era alla valle, il panettiere era contero, il macellaio era bianciotto, quindi tutti nomi piemontesissimi, che motivo c'era di parlare spagnolo? Le prime difficoltà arrivano quando i figli vanno a scuola. Le maestre, così come forse succedeva qui nel secolo scorso, a metà del secolo scorso, quando le famiglie parlavano il dialetto, le maestre hanno chiamato la zia dicendo: questi bambini parlano solo piemontese, qui devono imparare lo spagnolo. E allora evidentemente tutta la famiglia si è un po' adeguata e parlava, ha imparato ovviamente lo spagnolo. Ed è stato questo il primo step. Non solo, questi due figli, cugini primi di mio papà, che però non si sono mai conosciuti, man mano, allora, il piemontese lo continuavano a parlare, sempre in casa tutti. L'italiano non l'avevano mai imparato, e quindi diventava poi difficile la comunicazione in italiano. A loro volta questi figli si sono sposati, hanno avuto due figli a testa, che sono dei miei cugini, che più o meno hanno la mia età, insomma, sono sulla cinquantina anche loro. E vi dicevo, perché Facebook? Perché ad un certo punto i contatti con l'Argentina si sono persi perché la zia scriveva sovintissimo finché ci sono stati i fratelli e le cognate, e poi man mano si sono persi i contatti, la zia è diventata ovviamente anziana, si è ammalata, ad un certo punto il marito, che però pur avendo fatto le scuole in Italia
aveva più difficoltà, forse magari lui aveva fatto soltanto la terza elementare, chi lo sa, aveva più difficoltà a scrivere in italiano, comunque aveva ancora inviato una lettera in cui diceva che la zia era morta e anche un figlio aveva ancora detto che era morto. E lì si sono interrotti i contatti, non l'abbiamo mai più. Però io mi ricordo, quando ero bambina e arrivava la lettera della zia Eva, era una festa, perché insieme alla lettera arrivavano le foto dei nipoti, le foto del che andavano in visita in qualche luogo dell'Argentina, era una festa la lettera, arrivava la lettera a Magna Eva, e quindi era sempre un momento molto molto bello da condividere. A un certo punto, dicevo, esiste Facebook. Un giorno mi metto lì e smanettando un po', io sapevo i nomi di questi ragazzi, ho detto gente che alla mia età ci saranno, non saranno vivi. Inizio a smanettare un po', li trovo e mando un messaggio, dico chi sono e da lì nato tutto. Ora ci vediamo, ci scriviamo virtualmente, ci siamo, io sono andata 2 volte in Argentina, tantissime volte sono venuti su loro e quindi è diventato, sono venuti anche i loro figli e quindi c'è un legame bellissimo. Perché questa storia così oggi secondo me ha trovato questo momento di intanto perché le distanze si sono accorciate e quindi adesso scrivere Facebook, WhatsApp, ci mandiamo messaggi, ci mandiamo le foto, mettiamo i link, mettiamo i mi piace e diventa tutto un mondo molto più vicino. Ma in realtà le nostre culture ci siamo accorti che sono le stesse. Le nostre radici loro si sentono molto italiani, hanno tutti il passaporto italiano e si sentono molto italiani. E poi succedono quelle cose secondo me molto belle. Perché, dicevo prima, là parlavano piemontese in casa. Questi ragazzi, bellissimo, ogni volta che ci incontriamo mi chiedono di parlare piemontese, perché loro passavano, come tutti i bambini, parecchio tempo con i nonni, perché i genitori lavoravano. I nonni tra di loro parlavano piemontese e i bambini, vuoi che non lo imparassero? Oltretutto i nonni erano convinti che parlando piemontese i nipoti non capivano, in realtà non è così, perché i bambini assorbono tutto, avevano imparato e capivano benissimo tutti i discorsi dei nonni. E così raccontano e rimangono in flash. Per cui rimangono in flash del piemontese che parlavano i miei nonni, che non è più il piemontese che parlo io, perché comunque, come tutte le lingue, subisce un processo, nel nostro caso, di italianizzazione. Per cui, mi ricordo una volta in cui mi hanno chiesto, eravamo in Argentina, c'erano ancora le loro mamme, cioè le mogli, le nuore praticamente, le nuore della zia che era partita, e mi chiedevano di parlare piemontese. Io stavo apparecchiando tavola e quando metto la forchetta e dico, ah, la forchetta, una di queste nuove mi guarda e mi fa, forciulina, è vero, chiesto scusa, ma ormai noi questo processo di italianizzazione ormai per me è più facile dire forchetta, dico sempre mia madre bimba davvero quella italiana e non quella piemontese, forciulina non mi è venuto, per dire che rimane ancora. E questi ragazzi, questi nipoti, ancora adesso hanno in mente i proverbi per cui la donna che diceva sempre ciò che mai malavi, e loro lo ricordano, mangia più veni grande, e loro li ricordano, perché chiaramente fa parte del bagaglio. Ma non solo, dicevo, la cultura in Argentina. Io ho avuto la percezione, stoppatemi quando è ora perché io non sono avanti, di davvero di sentirmi a casa, ma non solo per l'accoglienza dei miei cugini, ma proprio per quella percezione che non noti differenze. A volte magari abbiamo più
Notiamo di più differenze magari con altri europei, perché comunque ciascuno di noi si porta dietro un bagaglio. In Argentina zero, proprio anche perché i piatti tipici sono vitello con latte, insalata russa, bagna cauda, non esiste nulla di diverso, se non il famoso assado, perché quello ormai è diventato il piatto nazionale, quindi anche loro ormai l'hanno fatto loro. Però l'alimentazione base quotidiana è quella nostra qui, piemontese proprio, perché si è salvaguardata ancora di più la cultura, perché non ha subito quelle mescolanze che invece chiaramente in Italia, in Piemonte, ha subito con i vari fenomeni migratori. C'è una cosa che mi aveva incuriosito tantissimo, adesso la racconto qui, prendiamo il lampo sorridente. La prima volta che sono andata ho detto, mi fa proprio piacere andare al cimitero dove è seppellita la zia. Io ho detto a un certo punto, ma siamo sicuri di essere a San Jorge in Argentina? Perché davvero dove ti giravi erano solo nomi italiani e solo nomi soprattutto piemontesi. Perché San Jorge è nata intorno alla metà del 1800, 1850-60, e l'hanno costruita degli italiani, ma non piemontesi, abruzzesi, perché esistevano dall'Abruzzo, intorno al 1850, c'era stata una importante migrazione verso l'Argentina. Gli abruzzesi però andavano a fare praticamente da apripista, nel senso che andavano a costruire le città, perché ovviamente la prima non c'era, e quindi costruivano le città, queste città a piante estremamente regolari, tutte strade parallele e perpendicolari, con gli isolati rigorosamente di 100 metri quadre, no? Per cui loro dicono 4 quadre più là equivale a 400 metri, e sono 400 metri giusti, no? Come noi che diciamo sì, più o meno, perché non abbiamo ovviamente questa impostazione urbanistica. E gli abruzzesi costruivano le città e poi si spostavano in un altro luogo dove costruivano un'altra città. Sembrava un progetto urbanistico, non è che lo facevano così, ma si spostavano e poi queste città venivano abitate dai piemontesi in questa zona, appunto così. Per cui la zia, che era partita da qui, abitava nella vecchia via Vittorio Emanuele, che adesso è via Matteotti, quindi pochi metri davvero da qui, e qui si era sposata, non era stata battezzata nella chiesa di San Martino, si è sposata, eccetera, è arrivata a San Jorge e ha ritrovato la sua parrocchia, perché il patrono, il patrono della parrocchia di San Jorge, e il patrono ovviamente è San Jorge, e la chiesa invece la parrocchia è dedicata a San Martino, e quindi si è ritrovata assolutamente a casa con la sua stessa parrocchia. Poi ci sono tantissime cose sicuramente curiose, però direi che passiamo la parola per sentire un altro pezzo di migranti da un'altra parte, perché forse quelle dell'Argentina le conosciamo molto di più, sono state più studiate. In quanto il papà Michele Benedetto, anzi per l'esattezza, Michele Benedetto Ernesto Belli, partì
da Alpignano per gli Stati Uniti, come tanti altri, per cercare fortuna. E questo avvenne nel 1912. Inizio questa mia presentazione. Il primo o secondo testino? Ok, perfetto. Alpignano, Genova, 1912, partenza. La mattina del 4 settembre 1912, la König Albert salpò dal molo numero 12 del porto di Genova con un carico umano di 3.000 migranti, con destinazione America. Per la König Albert, quello era l'ultimo viaggio prima di essere rottamata. Per molti migranti, quello era il primo viaggio verso un sogno. Michele Benedetto Vedi, nato ad Alpignano il 29 gennaio 1883, aveva arrivato qualche giorno prima ad Alpignano. Aveva abbracciato a lungo la mamma Giuseppa Donadio, per tutti Pina, il papà Giacinto e i fratelli, ed era partito. Quella mattina l'aria era piuttosto fresca e aveva l'odore salmastro a cui non era abituato. Stava per intraprendere un lungo viaggio verso una nuova opportunità. Aveva sentito parlare dell'America da conoscere, pareva che fosse ricca di opportunità, di lavoro. Lasciava a casa sua un'Italia e un'Europa con gravi problemi economici, che un paio d'anni dopo sarebbero stati teatro di una guerra devastante. Eppure partiva con un senso di timore per l'ignoto mescolato all'entusiasmo per le grandi aspettative. Ci furono le pratiche d'imbarco, poi tutta quell'umanità a bordo. Una volta salpati, si sporse dal parapetto, sentiva le farfalle nello stomaco e una specie di sensazione di vertigine. Lasciava a casa per l'ignoto. Ascoltava il rumore sordo dei motori e lo sciabordio dell'acqua. Il cuore esplodeva d'emozione. Guardo il mare. Ecco, a me piace pensare che quella mattina sia andata proprio così e che da quel momento tutto sia cominciato. La storia della famiglia Belli negli Stati Uniti è il seme, il germe di quello che poi è diventata la storia di Remo Belli e di tutti gli altri. Questa è la foto ricordo che hanno fatto i due fratelli, due dei fratelli, perché c'erano anche delle sorelle, ma in particolar modo i due fratelli. Vediamo Secondino sulla destra e Michele sulla sinistra, ovvero mia destra e sinistra, che hanno fatto appunto la foto prima di partire. Qua abbiamo i passaporti pazzi, il passaporto anzi fatto nel 1913 da Michele e poi quello anche datato 1923. Tra l'altro, ecco, mi ha incuriosito il fatto delle avvertenze che mettevano per coloro che emigravano per gli Stati Uniti, di fare attenzione a non andare con agenzie strane che li avrebbero portati chissà dove, eccetera. In un periodo in cui c'è un sacco di gente che viaggia senza passaporto, questo è anche da dire, per vari motivi. Questa è la König Albert. Come vedete, questa nave, ecco, questa è la lista o manifesto dei passeggeri stranieri che erano approdati sulla costa americana e che venivano quindi raccolti nel centro raccolta di Ellis Island. E questo è Michele Belli. Vedete la freccia rossa indica, spero che si veda da lì, indica il nome appunto Belli Michele, arrivato dal Pignano, eccetera. Questo invece è quello del 28 giugno 1913, perché l'anno dopo anche Secondino partì per andare a cercare fortuna e quindi riunirsi al fratello. Solo che dopo qualche tempo provò nostalgia, non ce la fece più e tornò indietro. Tra l'altro, fortunatissimo, perché tornò indietro in un periodo in cui scoppiò la guerra, quindi se l'è fatta tutta, se fatti i campi di prigionia, se ne è fatti di tutti i colori, l'uomo.
qui abbiamo trovato un certificato di matrimonio, perché chiaramente Michele incontrò Tesorina, che arrivava da Carpaneto Piacentino, e si sposarono nel 24. Poi nel 36 ottennero il certificato di cittadinanza americana. Qui abbiamo una foto che Michele, che ritrae Michele, la moglie, il piccolo Remo e la piccola Elsie, la sorella ovviamente, del 27-28 più o meno, dove appunto Michele inviava il ricordo al fratello gli faceva gli auguri. Qua abbiamo, ho recuperato la foto di Remo a 14 anni nella squadra di baseball Indiana Independent Athletic Association. Ecco, dunque, saltiamo già alla prima generazione in buona sostanza. Qui abbiamo questi ragazzi, qui tra l'altro ci sono diversi nomi che sono tutti uguali, diversi cognomi che sono tutti uguali, perché evidentemente c'erano famiglie intere che erano figli che giocavano tutti quanti nella stessa squadra, perché chiaramente nascevano tutti lì e cercavano di, come dicevi prima, parlavano tutti per lo più piemontese, o comunque pochissimi parlavano l'inglese, soprattutto dei genitori. I figli chiaramente cercavano di socializzare in questo modo e a scuola parlavano l'inglese. Anche nella famiglia di Remo, Remo diceva che lui il piemontese lo capiva perfettamente, perché il padre, quando gli urlava dietro, lui parlava solamente in piemontese, questo è chiaro. Qui abbiamo Remo a 20 anni, e sotto le armi. Qui abbiamo Mishawaka, dove è nato Remo, perché effettivamente il 22 giugno 1927 e la sorella prima, il 25 marzo 1925, erano nati già negli Stati Uniti, a Mishawaka, nell'Indiana. Questa è una foto che Michele e Tesorina hanno, vengono ritratte questa foto, ed è stata mandata appunto al fratello nuovamente. Qui abbiamo invece il fratello secondo, in diario che va ad Artigliano insieme alla moglie Giovanna. Qui abbiamo Remo, batterista. Ecco, praticamente Remo, fin da piccolino, gli aneddoti di famiglia raccontano che batteva su qualunque cosa, appena aveva un paio di posate, due bacchette, una cosa del genere, batteva su qualunque cosa, era impossibile tenerlo fermo in casa, per cui sognava anche da piccolo di suonare un tamburo. Tant'è che a 11 anni entra nella banda musicale di Mishawaka e poi a 16 anni incomincerà la sua avventura di batterista per gli Stati Uniti, e fra i 16 e i 19 anni diventerà un professionista jazz. Dunque, come dicevo, Remo a 19 anni era già affermato come professionista. Ecco, piccola parentesi, perché facciamo un passo indietro, ma il papà piaceva l'idea? Assolutamente no, perché da buon piemontese, al più alto fasi all'artista, era veramente un insulto, assolutamente non andava bene. Per cui, non essendo d'accordo, gli aveva comprato una prima batteria, un primo tamburo, così, giusto per permettergli di suonare, però non lo ha mai accettato, tant'è che non ha mai assistito ad un suo concerto. Nel 52 il papà viene a mancare e mi diceva Remo, col suo rammarico, è sempre stato quello, che il papà non l'ha mai potuto vedere, quindi quello è stato sempre un grande peso. Guarda caso, ci stavo pensando mentre facevo la slide, nel 1952, dopo aver suonato anche negli Universal Studios, perché ha suonato sulle navi, poi è andato trasferito a Los Angeles, dove Hollywood, in particolar modo dove c'era la mecca delle star, quindi c'era più facilità di fare fortuna, Remo entra al Universal Studio e incomincia a suonare le colonne sonore dei film, tra questi L'uomo dal braccio d'oro con Frank Sinatra. E quindi di lì
e continua la sua attività di batterista, però più, diciamo così, accasato, non gira più gli Stati Uniti. E nel 52, insieme a un altro batterista molto in gamba, un tale Roy Hart, decide di aprire un negozio di strumenti musicali, di batterie, di tamburi in particolare, che chiamano Drum City, e lo aprono prima a Hollywood e poi a Santa Monica Boulevard, che presto diventerà la mecca di vari musicisti, percussionisti e batteristi. Mi raccontava che proprio grazie al fatto di aver fatto il batterista li conosceva praticamente tutti. Quello che mi ha incuriosito però è vedere i nomi che ci sono. Mi diceva, tu pensa che in Drum City era diventato un posto dove si poteva sviluppare e lasciare andare la creatività quanto si voleva. E essendo qui tutti giovani, stiamo parlando degli anni 50, nasceva tutto. Hollywood, in pratica, James Dean, questi nomi qua, praticamente erano dei ragazzotti del genere che di fatto stavano iniziando la loro carriera. Tra i suoi clienti c'erano gente come Gary Cooper, Marlon Brando, mi diceva erano anche ottimi batteristi, Joe Small, Jackie Cooper, Mickey Rooney, Billy Holden, Ben Peggy, insomma tutta questa gente qua, Buddy Rich, Louis Belson e così simili, che sono rimasti anche loro suoi amici e tra l'altro anche in seguito. Nel 55 è cofondatore con Walt Disney della Disneyland, e insieme ad altri, quella ad Anaheim. Nel 57, senz'altro, ha molta fortuna, perché in quegli anni lì cosa succede? La Dupont produce un poliestere che è chiamato Mylar, e che è un materiale che stuzzica le fantasie sonore di molti musicisti e percussionisti, perché appunto ha delle proprietà di liberazione e di sonorità particolari. Durante una fiera, Remo ha appoggiato ad un muro divisorio tra gli stelle, costruito da un telaio in legno ricoperto con uno strato di maglia, picchietta, come si fa normalmente, su questa parete qua, e sente che c'è una certa sonorità. E in quel periodo lì non è l'unico che studia queste cose. Anche in Italia abbiamo avuto il fondatore della AMAT, che è quella che produce quasi tutti gli strumenti musicali delle bande che abbiamo, tale Battezzati, anche lui stava studiando così, il modo di sfruttare questo materiale per gli strumenti a percussione. E un'altra curiosità è che, guarda caso, la concorrenza è tutta l'americana, da Dario ad esempio e la Evans, sono tutti quanti ditte che ancora oggi esistono e che sono sempre stati suoi concorrenti per il... erano tutti percussionisti, curioso. Dunque, dicevo, brevetta le pelli e fonda l'azienda. La prima Raymond Inc. chiaramente nel 60 e poi si è sviluppata più recentemente su 20.000 metri quadri, ma ha fatto, bisogna dire, decisamente una grande fortuna. Qui abbiamo il tamburo, una gran cassa enorme di 3 metri e mezzo circa di diametro, che è stata regalata a Disneyland e che fino al 1994 è arrivata nella Guinness dei primati, anche perché suonava, cioè lì la sta suonando come una gran cassa. L'effetto sonoro deve essere devastante. Qui abbiamo alcuni camei, Valerie, Belson e Remo, sono dei fenomeni. Questo sono Bob Zillian e Bill Ludwig, praticamente il costruttore della batteria dei Beatles. I Beatles esordiscono nel 64 con le pelli Remo e con queste batterie e di lì inizia il tutto. Questo in particolar modo Remo cosa fa? Fa degli studi, però dopo aver inventato centinaia di tipologie di modelli di pelle, ha pensato a qualcos'altro. Ha sviluppato e ha istituito i cosiddetti drum circle.
grazie anche ai molti musicisti che percussionisti molto legati, tipo Arturo, ha diffuso questo modo di fare musica. Praticamente con qualsiasi tipo di percussione ha permesso in gruppo di poter suonare, e questo serve per divertimento, per terapia, per musicoterapia. Negli ultimi 25 anni, mi raccontava, ha investito qualcosa come 20 milioni di dollari per trovare delle soluzioni, dei suoni adatti a casi di autismo, casi per curare la senilità, cioè curare, per aiutare l'età avanzata e cose del genere. Qui abbiamo delle immagini, c'è la biblioteca dell'Università di Charleston dell'Illinois che vanta una collezione speciale di 2500 testi di musica che parlano anche di reggio. Qui abbiamo l'Alpignano, abbiamo fatto l'epicolo del Mediterraneo nel 2005 e nel centro storico, alle spalle, nel parcheggio della casa da cui partì il papà. Qui abbiamo Remo e la cugina Domenica Bene. Qui abbiamo il Dranzo 2007, dove sono venuti artisti anche dall'estero. Qui abbiamo Tony Esposito e Nostrano. Il Parco del Bacche, altre foto, qui siamo nella Papa di Remo, a Valencia, qui siamo all'Hollywood Rock Museum, dove stanno lasciando le loro impronte, vediamo Stevie Wonder, Remo, Jim Marshall, più sotto ci sono i Jesitop e altri nomi del genere. Le impronte le abbiamo anche noi dal Pignano, qui proprio in via Rebelli. Particolarità, si è sempre sentito definito un piemontese alpignanese. Tenete presente che quando ci scriveva via Rebelli alpignano in Italia, Torino lo bypassava completamente, è sempre arrivata la posta, però per cui evidentemente va bene così. Premiato. Riconosciuto dalla Smithsonian Institute, dal Smithsonian Center, ha fatto una rassegna di inventori, tra i quali ha messo Edison, Jobs, Steve Jobs, Parkinson, che ha concepito e sviluppato il sistema GPS, e altri, che ha inserito anche tra i modelli. Qui abbiamo la foto ha ricevuto una delle lauree honoris causa. Qui abbiamo una famiglia tra due mondi, uno oceano tra due poli. I vari cugini, sotto abbiamo Tarcisio, Maura e altri, e là ci siamo io e mia moglie, qua c'è la cugina, la sorella Elsie, la moglie e la cugina Domenica. Questa è la famiglia negli Stati Uniti. Ecco, le famiglie capiscono poco l'italiano, non mi pare che capiscano l'inglese dal piemontese. E chi capiva il piemontese erano lui e un pochino forse Elsie. Qui siamo ad Alpignano, qui altra parte della famiglia. Sempre altra parte, anche qua tradizione del vino. Anche qua, anche lui in California produceva vino, tra l'altro decisamente buono. Ecco, particolarità, grazie agli estratti di nata che ho prodotto, ho recuperato, grazie tra l'altro alla gentilezza e veramente straordinaria degli impiegati qua del comune di Alpignano per Michele Belli e di Carpanento Piacentino, che ha cambiato nome, quindi è stato anche complicato, però ho trovato gli estratti di nascita del papà e della mamma di Remo che servivano al figlio e agli altri nipoti per ottenere il passaporto italiano. Quindi Angelo Remo Belli di fatto oggi è alpignanese, è iscritto all'AIRE perché chiaramente abita negli Stati Uniti, però si teneva da morire ad essere alpignanese. Questo per capire anche l'attaccamento al territorio.
noi scappiamo via e loro invece vogliono venire qua. Qui abbiamo, ecco, nel 2015 ha fatto, è venuto a festeggiare gli 88 anni qua ad Alpignano, abbiamo fatto un po' di tiri, qua abbiamo una foto con il bravissimo batterista Giampaolo Petrini di Collegio. Ecco, qui c'è questa cosa che parte. Come si fa a tirare? Sotto. Qui è venuta a Giaveno perché di tamburo oggi Remo ha 4 fabbriche del mondo che producono 7 milioni di pelle sintetiche per tamburi, batterie con gas. È stato festeggiato a Giaveno per i suoi 2015 è stato un tormento di interviste radio, TV, a casa, e poi anche la radio. Se non ci fosse stato Remo con le sue invenzioni, non sarebbe nato il rock and roll, parola di Sir Ringo Starr, batterista dei Beatles, ma anche di Elvis Presley, Santana, Pat Metheny e Metallica, tutti a picchiare sui tamburi inventati e marchiati da Remo, che ne ha fatto una scelta di vita. Perché la batteria? Non lo so neanche. Mi sono innamorato con la batteria e così abbiamo sempre suonato la batteria, ho fatto proprio una vita del batterista. Da bambino nella banda cittadina, poi nei gruppi di Dixieland in giro per gli States, musicista professionista in molte incisioni per arrivare all'intuizione che gli ha cambiato la vita nel 1956. Sul mercato arriva una pellicola sintetica che ha una buona sonorità e Remo prova a sostituirla alle pelli di animali che fanno suonare i tamburi. Una rivoluzione. Abbiamo sviluppato il modo per farlo agganciarlo e così si poteva metterlo sul tamburo. Era una scoperta enorme anche per me, perché non sapevo nulla. È successo rapido. Remo apre negozio a Hollywood, diventa socio di Walt Disney, smette di fare il batterista e inaugura la sua prima fabbrica. Abbiamo fatto proprio in tempo che abbiamo entrato nel periodo di rock and roll. Si è venuti i Beatles, Elvis Presley e tutti gli altri che abbiamo cominciato a conoscerli. Oggi Remo, molto legato alle sue radici piemontesi, ha fabbriche negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, che producono 7 milioni all'anno di membrane per tamburi e con la moglie Amy ha investito 20 milioni di dollari in una ricerca scientifica sul benessere provocato dalla percussione dei tamburi a giovani disabili e anziani con l'Alzheimer. Sono molto contento che abbiamo fatto qualche cosa che aiuta tutti. Ci sarà. Ecco, a me è piaciuto moltissimo che questo sia venuto a Giaveno, perché lui ci teneva a farlo al Pignano, però purtroppo non c'è stata la possibilità. Ha sempre detto la musica fa bene, lui ha investito molto anche perché ha la moglie medico, ha investito molto appunto sulla musicoterapia, sul beneficio che si ha grazie ai ritmi e al partecipare ai drum circle. Qui sono alcune immagini sempre della giornata, dove ovviamente era una cosa anche, era soprattutto di famiglia, il pranzo, eccetera. Qui c'è stata un'inaugurazione dell'Accademia del Tamburo, del progetto, perché si incomincerà nuovamente altre foto con i cugini, Domenica al centro, Marco e Tarcisio ai lati. Qui sono sempre delle riprese della giornata dell'intervista. I tamburini, vi lascio immaginare che cosa prova un batterista o un musicista di fronte a un personaggio del genere. Penso che sia un po' come per un disegnatore incontrare Walt Disney in persona. Qui c'è stato un concerto jazz per ricordare la musica che suonava lui e lirico mescolato così perché amava moltissimo la lirica. Loro vanno matti per Bocelli.
Qua, questo è il momento in cui gli sono stati consegnati gli estratti che ho recuperato, poi per fare un po' di scena li ho fatti dare a un consigliere regionale della Credomona che era venuto in rappresentanza di Chiamparino, che ovviamente non, cioè, c'era il Papa, non poteva certamente venire, venire al concerto di dedicato a Remo. Qui ancora delle riprese. Ecco qua, qua era intervistato il brevissimo giornalista Marco Margrita, al quale si diceva, cioè, cosa fai? Lavori ancora qua? Sì, io lavoro appena, ho appena cominciato, sono solamente 80 anni che praticamente lavoro. E comunque, infatti, poi 80, aspetta, nel 2016, quindi 89, è mancato quasi sul lavoro. In questa occasione cosa ha fatto? Semplicemente per spiegare che cosa era un transito, si è messo a suonare che centinaia di persone si sono messe a battere le mani a Rimo, perché chiaramente quello era il loro strumento per percussione. È stato divertentissimo. Qui fine della serata, il cantante ovviamente chiude con un bianco freddo. Qui, ecco, questo è stato il più grande drum circle che è riuscito a fare. Il 18 maggio 2012, nello stato di Santa Clarita, in California ovviamente, grazie alla collaborazione e coinvolgimento delle scuole, mi pare 7 scuole se ricordo bene, e al percussionista Poncho Sanchez, che è quello con la barba, e a John Densmore, che è il celebre batterista dei Doors, è riuscito a raggiungere un record. È organizzato un mega drum circle coinvolgendo, riunendo 11.000 persone nello stadio, tutti quanti con uno strumento a percussione, bacchette, tamburelli. È stata una cosa incredibile. C'erano dei filmati bellissimi, non riesco più a trovarli. E qui l'unica cosa che ho recuperato è stata la fotografia. Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2016, il Remo del Modelli si è spento a causa di complicazioni polmonari, lasciando la moglie, il figlio Angelo, e orfani milioni di musicisti nel mondo, è un voto informabile nella storia della musica. Ecco, Remo ha dimostrato che la musica e tutto il resto, cioè, era passione, solo passione e nient'altro. Qui abbiamo un'immagine di, è un filmato, ma rischiamo di dilungarci, semplicemente come, ah no, è partito lo stesso. Lui con chiunque si metteva lì e suonava senza pensare un secondo. Concludo con questa frase che a lui che era rimasta molto dentro, me l'ha ripetuta un sacco di volte: tutto tornerà da dove è cominciato. Un uomo che percuote un tamburo, di Ziggy Leslie, diceva: qualunque cosa capiterà, però la musica, o meglio il tamburo, non richiede di conoscere note, essere dei musicisti particolari, semplicemente è il ritmo che arriva dal cuore, dall'anima, per cui se si ragiona col cuore, di fatto si ritorna a usare il ritmo, punto. non mi annoio. Teneva tanto ad Alpignano, si sentiva alpignanese nell'anima,
Allora, la mia idea era proprio quella, visto che le impronte le ho qua, quindi quello era ciò che intendevo fare. Se avete delle domande, magari sono un po' troppo, potrebbero essere tecniche, oppure l'aria allora è tarda. È tarda. Se qualcuno vuole comprare il libro di Liebert, credo che ne abbia qualche copia.